Questo è il tè che va dopo seccato, è pronto per consumo. Ed è per questo motivo che il Ruanda è anche conosciuto come il paese delle donne. Fai brava, hai capito? Prima notte in Ruanda. Quanta frutta, bellissimo. Hai visto quante donne? Ah! Ci siamo messi d'accordo che uno porta Vera e l'altro lo porto io. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Beautiful, thank you. Do you like the ride? You enjoy the ride? Yes? I want the tip after, eh? Voglio la mancia dopo! Bellissimo! Thank you guys! Ragazzi, ci voleva, mi sono divertito, ho bruciato un poco di grassi e sta a posto. Bellissimo! Bello, bello! Siamo andati a fare. Ho fatto anche il tassista da bicicletta per un giorno. E ci ha costato meno di un euro. 80 centesimi. Sì. Sì, quindi... un 300 per un'ora. Siamo stati mezz'ora ma abbiamo dato. Sì. Un po' di più. Sciocchezze. Sono stanco di pedalare, adesso abbiamo una mototaxi. Ma prima mettiamoci il casco. Ragazzi, ricordatevi, il casco e moto sempre. E fu così che mi presi i pidocchi. Che giornata, penso c'è ancora un po' il capello aspettato dal casco. Sì, amore, a posto. È ora di cenare, pranzetto leggero, mezzi ubriachi. Siamo in un posto che si chiama Come Again e vienici a trovare di nuovo, e dicono che sia il posto migliore per provare uno dei piatti più famosi del Ruanda, Akabenz. Però mi sembra che sia ancora chiuso. Ora è aperto? Sembra di sì. Ok ragazzi, allora abbiamo appena saputo che questo Come Again è una catena di ristoranti, bar, e noi volevamo andare in quello principale che non è questo, ma è esattamente da dove siamo partiti con le biciclette. Quindi dobbiamo ritornare, indietro. Ma vogliamo andare là perché hanno musica. Dal vivo. Il sabato quindi, sera, quindi... Sì, quindi... Vai Valentino Rossi, vai! Ma che fatto? Salgo sulla moto e incominciamo a camminare, non senti il rumore del motore. Dico vabbè, siamo in discesa, starà scendendo a folle. Comincia la salita.
non sento il rumore del motore. Dico, vabbè, questa sarà la moto con la marmitta più silenziosa al mondo. Vado a vedere lo schermo del telefonino davanti sul display. Moto elettrica. Bellissimo. Eccoci qua, amore, l'abbiamo trovato, questo è quello giusto. Sì, sento la musica. Andiamo. Allora, eccoci qui, ecco la biretta, questa qui è la Skol Malto, giusto? Sì, fatta in Ruanda. Tipica, che ci è piaciuta molto, tra le più buone che abbiamo provato qui del paese. Sì, più buone. Fredda, fredda, fredda. Cin cin, amore. Cin cin. Alla nostra. Alla nostra. Ah, dopo una giornata così, sono andato in cucina, ho parlato con il capocuoco. Stavano preparando lo zingaro. Praticamente c'era questo tavolo di 4 metri per 3 con questi due chef che stavano rotolando questi salsiccioni fatti con l'intestino e dentro tutto l'interiore dell'animale, quindi le fattaglie, il fegato, polmoni, stomaco, arrotolandolo, facendo questa grossa ciambella che poi verrà bollita per diverse ore. Dopodiché verranno tagliati dei dischi, messi su dei spiedini e fatti sul barbecue. Non penso di avere questa fortuna, l'abbiamo avuta, quindi abbiamo ordinato anche uno di questi spiedini. Dopodiché assaggeremo l'H Benz. Benz si riferisce proprio alla Mercedes, Mercedes-Benz. È il miglior modo di cucinare il maiale qui in Ruanda, quindi è come la Mercedes-Benz, che è la macchina migliore che esiste. È carne di maiale che viene prima bollita, dopodiché viene speziata con diversi aromi e sapori. È una ricetta un poco segreta. Una volta fatto questo poi lo rifriggono, quindi all'esterno si ha questa patina croccante e molto crispy, va diciamo, e dentro è bello morbido morbido. Ed è poi accompagnato dai vari contorni che hanno qui. È arrivato il piatto. Okay. Thank you so much. Questo qui è H Benz. E qua c'è lo zingaro che Vera non vuole mangiare perché le fa schifo, vero amore? Perché l'ho visto crudo, quindi mi ha fatto un poco impressione. Vabbè, lo assaggio io. Peperoncino, eccolo qua, ah, l'abanero. Il tuo preferito. Grande, questo dallo a me che a te non piace. Dallo sì. A me. Che odore, che profumino. Lo sai che non è... Sembra morbido, eh? Mm-hmm. Com'è? Buono? Duretto però. Quindi non è quella cosa morbida che c'è in bocca? No. Che ci sono? Vedo peperoni, cipolle. Non è piccante. Prezzo 7 euro. Sì, non c'è male. Questo è 2000, 1,50 euro. Adesso quindi... mangiamo. Ti chiamano, dici stai mangiando? Io ovviamente proverò lo zingaro, che mi ha dato la provenienza, quello che c'è dentro, un bel po' di abanero, così. Dato la provenienza. Un pezzettino di banana, giusto per addolcire il tutto, eccolo qui. Non vedo l'ora di pentirmi di tutto questo. Non c'è male, sembra trippa. Non è morbidissimo, ma accettabile. Mamma mia, forte. Ragazzi, il peperoncino, non so se ha acchiappato un pezzettino particolare, ma era troppo forte, sto piangendo. Mi servirebbe un litro di latte. Uovo, io sei tutto sudato. Piccolissimo, piccolissimo. Vuole un po' di birra, dove bere, bevi. Allora, sono le 7:30, non c'è ancora musica, ci hanno detto alle 6, poi alle 7 ancora niente, quindi noi ce ne torniamo, siamo a 2 km di distanza dall'albergo e abbiamo deciso di passeggiare per digerire. L'ultima volta che ho camminato a piedi di notte in Africa mi hanno quasi derubato e assalito in Etiopia, ma ora siamo in Ruanda, quindi siamo in due, c'è anche Vera, la mia arma segreta, quindi penso dovrebbe andare tutto tranquillo. Dai, facciamo questa bella passeggiatina. Vista panoramica di Kigali dall'alto di notte. Tranquillo, tutti passeggiano, veramente si sta benissimo. Ecco, adesso invece siamo andati nell'alley un poco più scuro, buio. Qua abbiamo del filo spinato, quindi muoviamoci. Eccoci qua, siamo arrivati. Qua dietro c'è l'albergo. Amore, che hai preso? Che si mangia? Ho
ho preso samosas. Non sono samosas, si chiamano sambosas. Sambosas. Che è la stessa cosa, però qua le chiamano così. Sambosas. Di quelle indiane. Proprio caldi caldi appena fatti. 101, quindi di un euro prendi quasi 15. 101? Sì, 101. Vogliono anche l'uno? No, 100 per uno. Ah. Dopo ho preso i funghi. Guarda quanto sono belle. Bellissime. Bellissime. Ho preso una papaya che deve maturarsi, 501. Ma la mamaya non la tenevano? No. E ho preso due avocado per 500. Caspita. Non lo so, mangeremo con un paio di dollari, mangeremo veramente benissimo oggi. Ma sono buonissime. Mamma mia. Che ho detto? Patata schiacciata, un poco di peperoncino, la samosa più buona che abbia mangiato in vita mia. In India erano proprio troppo oliose, ma davvero buona. Costa niente, molto buona. Buonissima, mamma mia. Sono contenta che ti piace. Ottima, e chi se l'aspettava? In Ruanda, un tipico piatto indiano. Nel 1994 il Ruanda fu vittima di uno degli eventi più tragici della storia dell'uomo. Per circa 100 giorni i due gruppi etnici di allora, gli Hutu e i Tutsi, si scontravano massacrandosi a vicenda. Fu un vero e proprio genocidio dove più di un milione di persone persero la vita. Siamo oggi in uno dei tanti memorial che ci sono qui nel paese. Questo qui apparentemente è il più grande, è un museo e si trova a Kigali, nella capitale. Come al solito, andare nel paese dove si sono svolti gli eventi storici è quello che ti dà maggiori informazioni sulla realtà, i veri fatti accaduti. E devo dire che non è stato facile leggere tutto ciò che c'era lì nel museo, non ho voluto anche filmare alcune delle immagini, erano troppo forti. È incredibile di come questo genocidio sia stato pianificato e attuato in una maniera molto macabra, sadistica. Veramente il peggiore esempio del comportamento umano. I ruandesi prima erano un popolo unito, non c'erano distinzioni. È stato l'uomo bianco, i tedeschi, i francesi, che hanno introdotto questa differenza di razza per controllare i ruandesi, questo popolo. Prendevano misura del naso, altezza, colore della pelle. I Tutsi erano quelli un po' più di elite, le persone che possedevano più di 10 mucche, erano gli aiutanti dell'esercito belga e avevano quindi una posizione, un ceto sociale più alto. Mentre invece gli Hutu avevano i lavori un po' più miseri ed erano considerabilmente più poveri. Ovviamente questa differenza, questa divisione di classi sociali non ha fatto altro col tempo che andare a incrementare l'odio tra quelli che erano amici, vicini, fratelli, perché anche nelle stesse famiglie c'era una donna che si poteva sposare con un uomo di un'altra etnia. Quanta sofferenza e devastazione in un unico posto, molto difficile. Di stare qua, di essere qua, di capire tutto questo. Le informazioni che abbiamo letto è stato molto duro, molto difficile. Qua siamo nei giardini dove sono le tombe comuni di 250.000 persone. Quello che poi veramente fa rabbia è il fatto che una volta causato il problema, con lo scoppio di questo genocidio, i bianchi hanno fatto le valigie e se ne sono andati. E Ruanda, non avendo riserve di minerali come terre rare oppure giacimenti di petrolio, ovviamente non aveva nessun interesse per le potenze dell'Occidente di intervenire ed aiutarle. Quando è stimato che le forze che vennero inviate soltanto per far espatriare i diplomatici e i bianchi sarebbero bastate per fermare questo genocidio. Ancora una volta un applauso va all'Europa e all'America per essersene completamente fregati. In guerra si sa, non ci sono vincitori ma soltanto vinti. Però fortunatamente c'è sempre quella figura di spicco, quell'eroe. Per quanto riguarda il Ruanda, parliamo di Paul Rusesabagina. Spero di aver pronunciato bene il suo nome. E forse qualcuno di voi ricorderà questo nome dal film Hotel Rwanda. Ed è infatti proprio lì che stiamo andando adesso.
Questo qui è l'Hotel de Mille Collines ed è l'albergo su cui il film è ambientato. Durante i 100 giorni di genocidio, Paul, il manager, assieme allo staff e alcuni membri della polizia delle Nazioni Unite, mantennero l'albergo aperto e fecero in modo che circa 1300 rifugiati tra Tutsi e Hutu ebbero salva la vita. Le riprese furono fatte in Sudafrica e l'albergo che vediamo qui non ha niente a che vedere con quello del film, però questo qui è il luogo in cui avvennero gli eventi. Ora ci andiamo a fare un giretto e forse anche una birretta. Che fatto strano, adesso siamo qui a farci una birretta, vedo questa piscina e penso alle centinaia di persone che erano accampate qui o tutto attorno qua nell'albergo. Fa davvero un effetto strano. Stanotte abbiamo dormito nel parcheggio di una chiesa. Siamo stati da Dio. Un paio di giorni fa ho chiesto al proprietario di albergo dove siamo stati se lui fosse Hutu o Tutsi e lui mi ha risposto: sono ruandese. Oggi questa distinzione non esiste più. Le targhe delle auto sono in ordine numerico senza specificare il posto da dove provengono. Così come anche il documento, esiste una carta di identità valida per tutti. Come accennato prima, il Ruanda è conosciuto come paese delle donne e oggi siamo in una comunità creata dalle donne per le donne. Siamo al Nyamirambo Women's Center, creata di cooperativa Umutima, che in ruandese significa cuore, che infatti su ogni loro capolavoro c'è uscito un piccolo cuoricino. Siamo in compagnia di Jasper, che è una ragazza qua che lavora e ci racconterà di più di questa comunità. So Jasper, can you please tell us what do you do in here? Jasper ci ha appena detto che questa comunità fu creata da 18 donne circa 15 anni fa e oggi ne sono 55. E cosa fanno? Praticamente hanno incominciato ad insegnare, addirittura a leggere e a scrivere, a quelle donne che non potevano andare a scuola. In più anche a come fare un lavoro, tipo ad esempio le treccine per i capelli oppure cucire. Infatti questo negozio, che è anche il loro ufficio principale, ha diverse stanze dove ci sono queste donne a cucire a mano questo bellissimo materiale, questo tessuto che si chiama Kitange. Non ho dimenticato il nome. Viene da Congo, è un tessuto 100% cotone, ma un poco più duretto, sì. Così, con tipici design così colorati africani. È molto bello, creano diversi bellissimi accessori, vestiti, borse. Per esempio ci portano anche i bambini, abbiamo visto portarsi esatto. Video tipo zainetto. Esatto. Molto importante che fanno in questo centro e danno la possibilità alle donne di creare una vita, le danno possibilità di essere autosufficienti. Molte di queste donne, specialmente quelle all'inizio, furono le vittime del genocidio, quindi ragazze madri, vedove. Di violenza, sì. Quindi è bellissimo. E dimostra una delle tante cose positive che Ruanda ha fatto e sta facendo in questi anni, appunto per crescere come paese, ad esempio non soltanto in Africa, ma in tutto il mondo. Qua mi sa che compreremo qualcosa, Non usciremo a mari vuote, vero? Guarda questo elefantino, quanto è bellissimo. Amore, dove lo mettiamo l'elefante in macchina, dai? Ma proprio stiamo andando a quello che più non ci serve, vero amore? Perché? Io sto cucinando sempre. Sì, ma non ti faccio cucinare. Tu hai uno. Non posso farti cucinare con una cosa del genere addosso, dai. Perché? Si sporca. Ma quando mai? E per questo si lava. Quando si sporca si lava. Ma poi si sciupa. Amore, guarda, ho trovato quello che ci serve, vieni qua, vieni. Questo qua sicuramente lo utilizzeremo. Non questo. Pensate che addirittura la famiglia reale inglese, quando vennero qua in visita in Ruanda, hanno utilizzato i loro tovaglioli per la cena reale. Alla fine cosa abbiamo preso, amore? Abbiamo preso i tovaglioli perché sono una cosa utile, non occupano spazio e sarà una storia da raccontare.
è bellissimo, guardate. Addirittura che... la busta col cuore. Sì, bellissimo. E costano meno della mappa di Kigali. Visto che siamo a tema, ne approfitto per dirvi perché il Ruanda è conosciuto anche come il paese delle donne. Dopo il genocidio fu calcolato che la popolazione rimasta, 5.56 milioni di persone, fosse al 70% rappresentata da donne. Fino a quel momento non si era mai vista una donna gestire un negozio, avere un'attività o addirittura un incarico in politica, ma svolgevano soltanto le faccende domestiche. Ora, non ci fu una protesta in piazza con migliaia di donne che lottarono per l'uguaglianza e così via, ma fu un uomo a volere questo, Paul Kagame, il comandante delle forze ribelli che fermò il genocidio e diventò presidente ed è presidente del paese anche oggi, quindi lo amano. Infatti fu proprio lui a varare una legge dove specificava un minimo del 30% di presenza femminile al governo. Ad oggi il Ruanda ha tra il 60 e il 70% di donne in Parlamento e questo è il tasso più elevato al mondo di presenza femminile al governo. Sarà forse per questo che le cose qui funzionano. Sicuramente. E ovviamente tu che cosa potevi dire? Ancora caldo. La scorta di caffè per i prossimi... 3 giorni. Davvero una bella mattinata. Abbiamo preso anche un poco di caffè. Fa abbastanza caldo però oggi, sono quasi 30 gradi. Che ne dici se prima di lasciare i Kigali ti offro un drink? Sì. Andiamo al bar? Andiamo al bar? Sì, andiamo. Eccoci qua, siamo al Milk Bar. È il bar del latte. Qui in Ruanda lo amano. E ce ne sono tantissimi, tutti sparsi per la città e anche tutto il Ruanda. Dovevamo assaggiarlo prima di lasciare Kigali. Allora, il Milk Bar non era quello, ma è questo. Eccoci qua, questa qui è la cantina di Mr. Milton. C'è un odore di latticino come se fossimo entrati in un caseificio giù in provincia in Campania. E abbiamo chiesto un boccale di latte fermentato. Wow, thank you so much. Ragazzi, sembra proprio un boccale di birra, guardate qua, alla spina. Buonissimo, sembra mozzarella liquida, un tocco di acidità, grassa, buono. Vera, lo amerai, assaggialo. Mamma, com'è buono. Buonissimo. No, questo è kefir. A me ricorda la mozzarella. Questo è kefir, molto wow. Come in Moldavia, kefir, buonissimo, wow. Ragazzi, la degustazione qui nella cantina di latte, un boccale così penso sia forse mezzo litro, 500 franchi, quindi 45 centesimi di euro. Non c'è male, abbiamo preso un altro. Wow. Lo fanno loro, compagni il latte lo fanno fermentare e poi lo vedo. È davvero buono, onestamente. Se siete in Ruanda, assaggiatelo. Perfetto, una bella botta probiotica per aiutare la mia flora intestinale di lactobacillus. Andiamo. Risparmiare viaggiando, fai carburante in un altro paese dove costa di meno. Questo diesel viene dall'Etiopia, abbiamo caricato 30 litri 2 mesi fa a circa 65 centesimi, quindi la metà di quello che costa qui in Ruanda, 1,20, 1,30. 30 litri risparmiati sono 30 litri guadagnati. Mettiamo anche un po' di additivo diesel, che comunque è stato lasso il carburante per un paio di mesi, giusto per dargli quello scoppio in più. Anche con la cannola, come va amore? Vai così alla grande. Ho fatto un po' i servizietti tutta la mattinata, c'è stato un gruppo di bambini, una decina, 12 di loro, continuamente a chiedere gimme money, quindi chiedimi soldi, dammi soldi. Purtroppo anche qui in Ruanda c'è la concezione che l'uomo bianco è ricco e ha soldi gratis da dare a tutti. Ovviamente ci dispiace un poco perché
qui in Ruanda ci sono scuole, l'educazione è gratis per tutti, quindi questi bambini dovrebbero essere a scuola. Hello. In Ruanda non ci sono campeggi, o meglio non ne abbiamo visti tanti in giro, quindi durante la nostra permanenza ci siamo appoggiati a motel, alberghi, parcheggi, addirittura anche fuori a una chiesa. Questo è uno di quei parcheggi, siamo rimasti qui la scorsa notte e siamo nell'ultima residenza del re ruandese prima della colonizzazione. Ora di andare a vedere il palazzo reale non è che ci interessi poi tanto, perché alla fine sono casette fatte con terra e tetti di paglia, però quello che ci interessa sono le sue vacche. Eccoci qua. Stiamo entrando. La prima reazione on camera. Wow. Wow. Eccole qua, ragazzi. Guardate che corna. Queste sono le sacre mucche del Ruanda, il simbolo di prestigio e ricchezza, e le re ne aveva tantissime. Questo qui è il toro. Beh, non riesco a prendere te e le sue corna in camera. È gigante. Non ho mai visto una cosa del genere. Un animale, una mucca del genere. Un toro lui. Un toro. Aspetta, verifichiamo se è un toro. Verifichiamo. Yeah, it's definitely a bull. Sì, è un toro. Complimenti al toro. Complimenti. Queste qui sono le Inyambo ed è una razza tipica del Ruanda. Tristemente dicono che in circa 30 anni, a causa dell'accoppiamento incrociato, potrebbero estinguersi. Quindi siamo contenti che almeno le abbiamo viste adesso qui oggi. Come detto prima, queste mucche, queste vacche sono ritenute sacre, vivono all'incirca 18-20 anni, non vengono utilizzate per il latte, a meno che non siano soltanto ai bambini della famiglia reale, e neanche per carne. Quindi hanno una vita, diciamo, tranquilla, sono un simbolo di prestigio, di benessere, e vengono, ovviamente, come avete sentito prima, gli cantano, gli suonano musica quotidianamente, quindi... Le trattano bene. Fanno una bella vita. Vai, mi ricordano un po' il Kobe Beef in Giappone, soltanto che le allevano così per far mangiarle. Un'ultima chicca. Anzi, una cacca. Qui stanno bruciando gli escrementi delle mucche sacre e ci hanno detto che questo mix di pupù e paglia tiene lontano le mosche. Quindi, infatti, non ne vediamo in giro, sono tutte quante qui vicino. Ottimo. È come un repellente. È arrivato il momento di lasciare il Ruanda, un paese che ci ha sorpreso molto ed è un esempio non soltanto per l'Africa, ma anche per tutto il mondo. Siamo a circa 40 km dal confine con il Burundi, un paese completamente diverso dal Ruanda e abbastanza difficile da visitare. Un amico che c'è stato di recente ci ha detto: guarda, Ruanda-Burundi è come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quindi siamo un attimino in stato di massima allerta e non perdetevi il prossimo video perché crediamo sarà abbastanza intenso. Perché durante il genocidio furono uccisi. Beh, erano? Ok.
che vennero uccise furono gli uomini. Okay. Perché durante persone che furono uccisi, vennero uccise, furono, ok, ok, maggior parte di persone che furono uccise, vennero, ok, furono. Ci è piaciuto così tanto il latte fermentato ruandese che abbiamo comprato 5 litri. E siccome nel frigorifero c'entrano soltanto 2 litri e mezzo, ci stiamo scolando 2 litri e mezzo di kefir. Siamo a Nyamirambo Alto. Siamo al Nyamirambo Women. Un po' più alto. Siamo alla macchina più lunga di. Ok. Con il capo d'oro. Head office. Head office. Ufficio principale. Infatti questo. Praticamente è nata 15 anni fa da un gruppo di 18 persone. Oggi. Donne. Ok. Donne. Persone. Allora, scusami. No. Scusami. Se mai di. Una legge che includeva un minimo del 30% di. Legge che specificava un minimo del 30% di. Stanotte abbiamo dormito nel parcheggio di una chiesa. Siamo stati da Dio.